Sì, è stato un bel debutto, sono molto contento, però credo che la cosa più importante sia stata la vittoria e sono molto contento di aver aiutato la squadra a raggiungere l'obiettivo. Credo quella nel secondo tempo sulla punizione, perché comunque non ci siamo mossi bene, la barriera si è un po' aperta, però per fortuna sono stato bravo e anche reattivo. Anch'io subito ho pensato che fosse gol, però comunque mi sono detto vai, provaci e per fortuna l'ho presa. No, l'ha detto oggi alle 7 in hotel e io non avevo neanche letto le parole del mister, quindi è stata una sorpresa. Ma mi dà grande fiducia perché comunque mi sono affacciato a un calcio diverso rispetto a quello lì dell'anno scorso, perché comunque sono passato dalla Serie C alla Serie B. È vero che il Padova è comunque una squadra di Serie C, però già comunque la prossima giochiamo contro una squadra di Serie A e quindi mi dà grossa fiducia e mi fa dire che ci posso stare. Ma io credo che la cosa che hanno fatto meglio i miei compagni sia stata quella di lasciarmi tranquillo, di non darmi grossi consigli né dirmi bene cosa fare. Mi hanno lasciato sereno di giocare, anche di sbagliare qualche volta. E quindi credo che sia stato quello il vero punto di forza, il fatto di non mettermi pressione. Sì, credo che sia il ruolo del portiere chiede questo, essere comunque presente perché io comunque dalla porta vedo tutto e dare una mano ai compagni per quello che posso fare, perché se io gli chiamo l'uomo magari evitiamo un gol e nessuno vede il portiere che comunque chiama il difensore, però per vincere le partite ci vogliono tanti piccoli pezzettini. Ma il rapporto col direttore fin da subito è stato schietto, diretto. Io fin da subito gli ho chiesto di non farmi promesse e lui fin da subito non mi ha fatto promesse. Io sono venuto qui per allenarmi sodo e per giocare. Questo non significa che comunque giocherò sempre e quando non giocherò sarò il primo a tifare per Gigi e a tifare per il Bari. Ma diciamo che nelle prossime 2 settimane gioco a casa mia e quindi già quello sarà una bella emozione. E poi se dovessi giocare con Gigi sarà da pelle d'oca perché lo sognavo fin da quando ero piccolo. Sicuramente gli chiederò la maglietta, anche se ci sarà sicuramente un po' di imbarazzo. Probabilmente ci sarà comunque la fila, quindi mi dovrò muovere per tempo.